Un grandissimo traguardo per i Vigili del Fuoco Volontari di Caselle, oggi l'inaugurazione di una nuova APS. Sì, un traguardo importante per il distaccamento, un distaccamento storico della provincia di Torino, risale al 1791 le tracce del distaccamento. Oggi andiamo a inaugurare una APS che è frutto di un progetto partito intorno al 2017, in cui abbiamo chiesto l'aiuto alle amministrazioni comunali, agli imprenditori, ai singoli cittadini e benefattori che ci sono stati per raccogliere la cifra di 174.000 euro ed acquistare l'autopompa che era necessaria per il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari. Sono numerosi gli interventi che effettuate ed è ampio l'area che coprite? Allora, i comuni di competenza sono quattro principalmente. Andiamo su Borgaro, Caselle, Legni e Mappano come prima cintura. E poi dove c'è bisogno andiamo a intervenire. Come quantità di interventi la statistica ci porta su un 300 interventi l'anno negli ultimi anni adesso, e sparsi appunto sul territorio e con le tipologie più svariate di intervento. Difatti come volontari fate parte di quei distaccamenti sempre presenti e attivi. Esatto, sì, cerchiamo di dare più tempo possibile a questo tipo di volontariato. Quindi come distaccamento di volontari comunque avete sempre bisogno di persone che vengano ad aiutarvi, che diventino anch'essi volontari. Esatto, sì, diciamo che le nuove leve sono ossigeno per il distaccamento. Possono far domanda trovando le informazioni sul sito dei Vigili del Fuoco Nazionale e poi possono contattarci, in cui andremo a spiegare come diventare un volontario e diventare uno di noi.